Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare in questa nostra terza e ultima intervista del tema del giorno di oggi. Oggi in tutto il Veneto e quindi anche a Verona gli studenti delle scuole superiori sono tornati in classe al 50%. Dopo mesi quindi di didattica a distanza le classi sono tornate a ripopolarsi, con il rischio però un po' di ripetere quello che è successo lo scorso settembre: bus troppo pieni, assembramenti alle fermate e davanti alle scuole. Per evitare di incorrere in questo scenario, l'ufficio scolastico provinciale regionale, ATV, comune e provincia di Verona e anche la prefettura hanno lavorato in sinergia per mettere in piedi un piano del traffico per garantire la viabilità e allo stesso tempo la sicurezza degli studenti nel tragitto da casa a scuola e viceversa. E allora, per parlare di questo piano, siamo in collegamento con Massimo Bettarello, presidente di ATV Verona. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dunque, dicevamo, è stato uno sforzo veramente imponente quello che avete messo in piedi anche appunto da parte di ATV. Come sta funzionando? Si è già avuto qualche riscontro, diciamo, questa organizzazione delle corse, degli autobus e tutto quello che poi è stato anche messo in piedi, insomma, in modo collaterale? Sì, allora, per quanto riguarda, se mi consente un preambolo, questo è un intervento molto molto importante, molto dispendioso sia dal punto di vista delle risorse che dal punto umane che dal punto di vista delle risorse economiche impiegate. È un lavoro che era cominciato per correttezza intellettuale con la regione, con l'assessorato dei trasporti della regione a partire da ottobre, che si è poi concretizzato con il tavolo prefettizio così come voluto dal governo. Devo dire che eravamo già pronti a partire il 7 di gennaio, questo ulteriore mese ci ha consentito di affinare ancora di più la nostra struttura, il nostro servizio e la rete che abbiamo proposto. Il dato di questa mattina, e ho i dati delle entrate perché evidentemente quelle delle uscite non le ho, segnano, come dire, un ottimo risultato. Non abbiamo avuto problemi particolari in nessuna area né della città né della provincia. Abbiamo visto che noi abbiamo messo in campo 70 autobus privati che corrispondono a circa 300 corse aggiuntive, e abbiamo messo in campo 70 ausiliari all'incarrozzamento, oltre a 30 addetti di ATV, quindi circa 100 persone che abbiamo dislocato in quasi tutte le più importanti fermate o hub della città e della provincia. Devo fare anche un ringraziamento alla Polizia Municipale, in particolare di Verona, ma anche alle Polizie Municipali di molti dei comuni della provincia, perché l'appello che abbiamo lanciato mercoledì scorso è stato, come dire, accolto anche dai sindaci, e quindi si è cercati di lavorare tutti assieme. Ad oggi, come ho detto, quindi problemi non ne abbiamo riscontrati. Ovviamente monitoriamo attentamente tutti i flussi. Ragionevolmente il numero di passeggeri dovrebbe crescere col passare delle giornate, perché evidentemente i primi giorni tutti hanno la necessità di organizzarsi. E soprattutto dobbiamo essere molto attenti e molto pronti a quello che succederà quando poi dalla didattica in presenza al 50% si passerà a quella al 75%, quindi con un ulteriore, come dire, flusso di passeggeri sui mezzi, e a tal fine abbiamo già contrattualizzato un altri 20-30 mezzi che teniamo fermi e pronti per eventuali interventi ulteriori. Ecco, quanto è stato importante l'intervento dei pullman privati, insomma, di queste corse aggiuntive per ATV, per la viabilità? Allora, era evidente che con gli autobus nostri, che normalmente sono carichi al 100%, il fatto di avere una riduzione del carico al 50% necessitava di interventi ulteriori. Noi, oltre ad avere tutta la flotta su strada, necessariamente dovevamo approvvigionarci all'esterno, perché come lei ben sa, autobus e autisti non è che si riescono ad acquisire in maniera veloce. Per comprare un autobus, dico sempre, servono 6-8 mesi, per assumere un autista più o meno altrettanto tempo, quindi sono investimenti che vanno programmati per tempo,
con stanziamenti consistenti e vengono fatti per un periodo duraturo. Quindi l'intervento dei privati è stato utile, ovviamente quasi esclusivamente per l'extraurbano, perché l'allestimento dei mezzi cosiddetti da noleggio non è consono per il servizio urbano. Quindi, come dire, sull'urbano abbiamo ovviato facendo sostanzialmente i due turni di entrata e di uscita. Questo perché ci ha consentito sostanzialmente di quasi raddoppiare le corse disponibili sull'urbano. Il combinato disposto di questi due interventi ci ha dato finora, insomma, un ottimo risultato. Beh, insomma, siamo contenti di questo e insomma staremo a vedere quello che succederà nelle prossime ore, nelle prossime giornate, giustamente come diceva lei, anche con insomma l'integrazione dell'ulteriore 50% degli studenti da qui alle prossime settimane. Nel frattempo le premesse sembrano molto buone, noi ringraziamo allora e salutiamo il presidente di ATB Verona, Massimo Bettarello, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento domani alle 7.15 con i nostri servizi utili, la rassegna stampa alle 7.30 e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.